Siamo al nostro incontro del 14 maggio del 2022, incontro dei Caimani naturalmente, e facciamo un po' di sommario, di indice di quello di cui parleremo domani, perché oggi è il 13, è venerdì. Allora, domani parleremo ovviamente dello stato dei mercati, che credo che vi interessi moltissimo, visto che il Dow Jones. Scusate, lo Standard & Poor's 500 sta perdendo più del 20%, in poche barre, non in tante barre. E ovviamente anche, diciamo, c'è questa valutazione della guerra, sia guerra con le armi, sia guerra commerciale, sia guerra ideologica, che influenza le nostre aspettative, no? Credo che nelle cose che diremo, avrete delle sorprese, penso proprio di senso. E poi dunque, come secondo item, come secondo argomento, vi regalo un trading system completo che è dimensione frattale e trend lineare, si chiama. Questo è in vendita su web. E quindi seguiamo la nostra tradizione di regalare, di fare omaggio ai caimani in servizio effettivo di prodotti che in realtà poi vengono venduti e quindi diciamo con un piccolo beneficio economico per gli appartenenti al club, no? Al club dei caimani in servizio effettivo. Questo è un sistema che a me piace molto, coniuga, mette insieme la previsione, quindi il trading, il protocollo di una previsione lineare, normale, normalissima, e con il calcolo della dimensione frattale, in modo tale da non andarsi a imbarcare in una previsione lineare che in realtà dal punto di vista dell'affidabilità è poca roba, no? Perché la dimensione frattale ci sta dicendo che in realtà stiamo facendo una previsione che è soltanto sulla carta o perlomeno non è suffragata dai fatti. Quindi credo che vi piacerà questo sistema. Poi c'è uno dei soliti fogli di lavoro che facciamo. Con il tocco magico di Luigi Morielli, che è un foglio di lavoro che fa una previsione a 5 barre. Quindi è un foglio di lavoro enormemente fast trading, no? Enormemente fast. Non intraday, non necessariamente intraday, anzi, è proprio fast trading daily, questo qua, classicamente. Prevede a 5 barre con una tecnologia che è una tecnologia statistica che è un po' più complicata rispetto a quella che adoperiamo sempre, che è diciamo la previsione lineare sostanzialmente. Questa è un po' più complicata, riesce a fare questa previsione a 5 barre e però viene anche indicato il criterio da adottare per capire se questa previsione a 5 barre ha un senso oppure se in realtà è soltanto una previsione sulla carta o rischia di essere soltanto una previsione sulla carta. Poi parliamo di un detto magico americano che è Sell in May and Go Away, vendi tutto a maggio e vattene in vacanza. Che è un detto molto popolare, come al solito vogliamo capire, vogliamo verificare se ha un senso o se non ha un senso. E qui, anche qui ci aspettano delle sorprese, che ovviamente non vi anticipo, che vi gusterete nel leggere il capitolo apposta. Poi infine vi ricordo che ho istituito il question time, cioè potete farmi delle domande, potete interloquire con me se volete, se vi fa piacere, tanti me l'hanno chiesto,
Il lunedì sera alle 18:30, dovete però prenotarvi prima, diciamo sabato, venerdì, sabato, domenica, perché non dobbiamo fare delle sedute, lo facciamo su Zoom, per cui è molto semplice. Io poco prima delle 18:30 vi mando un link e poi vi collegate. Però appunto con un numero limitato, perché sennò facciamo un regime assembleare che io detesto abbastanza, ma che diventa poi ingestibile, no? Troppa gente, troppe persone che domandano, che parlano, anche con il trucco di alzare la mano, però diventa ingestibile, insomma. Per cui vi dovete prenotare e io vi dico se siete nel numero, ma penso di sì, non credo che ci sia un grande affollamento, soprattutto di questi tempi. E credo però che sia utile, sia interessante, anche perché è da un po' che non ci vediamo più in faccia, invece in questo modo riusciamo a vederci in faccia. Bene, buon lavoro allora.